Io ormai ho il trauma della live. Salve, salve. Io ormai ho il trauma della live che si stacca senza che me ne accorgo. Quindi sono un po' agitatina, però penso sia stato veramente un caso particolare perché è più unico che raro. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sono monotona, lo so, sono veramente monotona e noiosa. Non è una cosa che faccio di solito. Però voglio continuarlo, Guardians of the Galaxy, ed è il motivo per cui lo sto portando giorni consecutivi, ma vi prometto che comunque adesso iniziamo almeno ad alternarlo. Effettivamente mi sono fatta due conti, non dovrebbe durare così tanto, nel senso che nella testa mia avevo scoperto che erano 16 capitoli, però effettivamente se ne facciamo due a live abbiamo finito. Ah. Nikomaru va bene, dai, dai. Tra l'altro, appunto, mi ricorda questo commento il fatto che in realtà la serie è seguita paradossalmente più su YouTube che su Twitch, perché penso che molta gente è ancora un po' indietro, essendo un gioco comunque di trama, molto story driven, possibilmente molte persone sono un po' così. Però io lo voglio continuare. E siccome lo so che se non lo porto in live non lo gioco perché non ho il tempo. Andiamo, ho fatto una cosa bella. Ho fatto una cosa bella off screen che adesso vi faccio vedere. Mi sono impegnata, mi sono presa il mio tempo. Ovviamente ho dovuto seguire una Nikomaru, guida. what does killing two birds with one stone signify? You mean solving two problems with a single solution? Ha! I knew it! There are no birds on nowhere. Depends if she are count. Saw a Questa few of them l'avevamo last già time. sentita, però è sempre bello risentirlo. Allora, cos'è successo? Ho preso i costumi che ci eravamo persi. Tra l'altro ho scoperto che uno di questi, io non so come abbia fatto a perderlo. Perché era letteralmente in un posto dove ero passata. Non l'ho visto. Immagino me l'abbiate detto in chat o voi l'abbiate visto perché era letteralmente davanti a me. Quindi non so com'è possibile. Allora, cominciando da Groot. Cominciando da Groot sbagliando i tasti. Allora, di lui avevamo trovati tutti. Lui questi li avevamo già trovati tutti, quindi nulla da dichiarare. Poi continuo a sbagliare i tasti. Poi di Rocket ci mancava questo, quello del film Guardiani della Galassia, che probabilmente è quello che useremo. Quello non smette mai di parlare di quegli stupidi film di quando era piccolo. È assurdo, se anche fossimo la squadra più ricca e famosa della galassia, senza un film su di noi non sarebbe soddisfatto. Dice che il mio personaggio dovrebbe indossare qualcosa di arancione acceso. Io sto bene con qualsiasi colore, ma perché proprio l'arancione acceso? Il colore dei detenuti. Oh, in effetti ha senso. Vabbè, sì, è molto simile comunque, vedete. Molto, molto simile. Ok. Di lui ancora non l'abbiamo trovato, però ho trovato questo. Sono molto felice. Sono molto felice di aver trovato questa cosa. Abbiamo comprato questi costumi da zucche d'oro per un lavoro di protezione, ma non ha funzionato. Ho tenuto il mio perché le ragazze mi chiedono sempre di tirarlo fuori dall'armadio quando vogliono vedere la mia Nova Force. Sono sempre pronta a proteggere e servire. Postiglia di Gamora, che schifo. Vabbè. No, no, non è orrendo. Non è per niente orrendo questo costume. Questo costume è bellissimo, va bene. Io non so perché voi state criticando questo costume. Va benissimo. È il costume più bello di tutti. Andiamo avanti. Poi di lei ho trovato quello del film, che è molto carino comunque, le sta molto bene. Peter dice sempre che un giorno faranno un film su di noi, una specie di versione primitiva degli Yolo Video, a quanto ho capito. Dice che io sarò l'antieroina e che dovrò rinunciare all'armatura per avere un aspetto più cazzuto. Non so su quale processo scientifico si basi, ma immagino che il cuoio nero aiuti a uccidere meglio. Però quei capelli di merda sono rimasti comunque. Il capello di merda è rimasto. Però vabbè, dai, andiamo un po'. Cambiamo un po', mettiamo pure questo costume. E poi, anche di Drax, ho trovato questo, sempre con la tetta che balla.
Peter Quill descrive con affetto i film del suo mondo. Sembra che fossero proiezioni narrative bidimensionali. Proiezioni narrative bidimensionali. A volte, grazie a un sortilegio, a specchiali occhiali extradimensionali, erano tridimensionali. Un sortilegio. Spesso descrive come sarebbe rappresentata la nostra squadra in tali film. Dice che le mie cicatrici rituali sarebbero più cazzute. Non capisco questa frase. Che poi in realtà, a onor del vero, sono... Perché queste più... Cioè, appunto, queste sono cicatrici. Questi sono tatuaggi. Questi sono tatuaggi. Queste sono cicatrici, proprio. Ed effettivamente la resa è molto più figa. Cioè, la resa è proprio bella. Per cui io adesso metterò queste. Sapete? Però vi dico il motivo. Il motivo è che io odio questi pantaloncini. Cioè, odio che abbia i pantaloncini sopra... Sopra i pantaloni. È disgustoso. Cioè, lo faccio per la trama, ragazzi. Non so per cosa state guardando voi, ma vi giuro che lo faccio per la trama. 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 Vabbè, lui, vi faccio vedere il costume. Che tra l'altro, vedete, in questo caso l'elmo non è il suo classico. Il suo visore cambia pure, quindi lo faccio per il visore. Vi giuro che lo faccio per il visore. Ve lo prometto. Lo faccio per il visore. Lo sto facendo per il visore, va bene? Ok. Allora. Do you ever ponder how different your lives would have been had you joined the Nova Corps? You asking me or Peter? Both. I don't think either of us would have fared very well. You are not fond of peacekeeping. And Peter's not fond of helmets. It messes with his hair. Ma tu? You're a good llama. Yes, you are. Sembra che lo sta per baciare, però. Che schifo. I need to clear my mind. This book is not helping. If you need a recommendation, I just finished the World Mind's postmortem on ineffective planetary scale battle tactics of the Galactic War. What part of this would help clear my mind? None. It's very upsetting to read. I'm sorry, Drax. I thought paying our fine would make things better, but it just made things more complicated. Do not apologize, Peter Quill. Our encounter with Nova Corps has given me clarity of purpose. Mm. We must investigate and fight Whoa there, Drax. We ain't fighting Nova Corps if we can help it. We'll just let Cosmo handle this. The soldiers we encountered were not acting like Nova Corps officers. And those robed priests, it was all very disturbing. Okay. Qual è il nostro obiettivo, per curiosità? Cioè mi fai vedere l'obiettivo mio, qual è? Ah, giusto, dobbiamo leggere. Mi sono scordato, perché mi scordo sempre che dobbiamo leggere le cose? Allora, questo l'avevamo visto. Abbiamo seguito il lama che mangia i cavi. Rhiannon ha centrato il punto della trama di oggi. Abbiamo seguito la nave di Corel fino a una stazione nuova, la Roccia, ma sembra che siano tutti in pausa. Rocket è incacchiato e vuole andarsene, ma io ho chiesto di violare i sistemi di sicurezza per continuare a cercare. Tecnicamente è un'effrazione, ma non avevamo scelta. Questo posto è deserto, non si vede un'anima, come se fossero spariti tutti nel nulla. Strano, restano solo i robot di manutenzione, ma anche loro non sembrano proprio in forma. Il disegno è lo... Preferivo quando era deserto. Abbiamo trovato il casco di un centurione 9 e ho provato a contattarli, ma appena è arrivato qualcuno abbiamo capito subito che qualcosa non andava. Erano tutti illuminati di viola e sembrava volessero convincerci a entrare in una specie di setta. Ci siamo fatti strada a suon di mazzate solo per vedere la nave di Corel decollare dalla stazione. E ora Rocket dice che tutto è colpa mia. Speriamo di riuscire a tornare alla Milano senza imbatterci in altri nemici. La stazione è piena di sciroccati. Abbiamo visto un gruppo di Nova Corps, un tizio alto e incappucciato, un prete, che pregavano verso questo aggeggio dorato che risucchiava la luce dei loro corpi. Non va mica bene, spero che Corella e la ragazzina stiano bene. Appena il tempo di recuperare la Milano, complimenti alla memoria dell'elefante di Drax, che Nova Corps hanno blindato l'intera stazione. Rocket dice che può prendere il controllo della nave, ma dovremo eliminare gli ormeggi che la bloccano, ok? Siamo fuggiti dalla Roccia, ma non riusciamo a metterci d'accordo su cosa fare. Ci serve qualcuno di autorevole che non ci consideri dei criminali. E il mio vecchio amico Cosmo, capo della sicurezza di Nowhere, risponde alla descrizione. Forse Rocket si darà una calmata se faremo vedere il tracciante Nova a questo contatto. Va bene. Ok.
Niente di nuovo qua, non me li conta come nemici, ok? Non me li conta come nemici. Io continuo a sbagliare tutti i tasti, vi chiedo scusa. Ah, tra l'altro che non avevamo letto. Vabbè, leggiamoci. Ah, ecco dove andava, abitatore del buio, non era un boss, l'ha contato come. Ok. Plot, attenzione! Inizialmente la regina dei mostri di Sacnarth 9 era una tra le tante vergini offerte in sacrificio a un mostro sacro. Contro ogni aspettativa, però, è uscita dalla fossa dei sacrifici indenne dopo aver domato una bestia. Rinata con il nome di Lady Elbender, ha detronizzato i sacerdoti e preso il controllo del pianeta per trasformare una terra mostruosa, specchio della sua stessa immagine. Perfida, scaltra e spietata. Ora è lei a gettare i sacerdoti in fauci bestiali, e le uniche divinità rimaste obbediscono ai suoi ordini. Lady Elbender è a capo di un florido impero criminale fondato sull'addestramento e sul contrabbando di rari mostri spaziali. I suoi scagnozzi setacciano costantemente la galassia in cerca di creature da aggiungere al suo perverso serraglio. Alcune di esse vengono scambiate o vendute, ma le sue preferite, che sono la maggioranza, vengono assorbite nel suo esotico ecosistema come le sue figlie e truppe del suo esercito personale. Molto figa come cosa. Nelle più oscure profondità della fortezza di Lady Elbender si annida l'abitatore del buio, che si ritiene essere giunto dalla dimensione di Everin. Everinie. Vabbè, quella. Dopo la violenta ascesa al trono di Lady Elbender, la sovrana ha aggiunto al suo serraglio questa creatura, adorata un tempo come una mostruosa divinità dalla casta dei sacerdoti che dominava Sacnarth 9. I mistici consideravano l'abitatore un'entità iperintelligente, insomma. Per quanto ferita e confusa dalle mutilazioni subite nel passaggio tra una dimensione e l'altra, i successivi maltrattamenti da parte dei sacerdoti di Sacnarth 9 l'avevano reso selvaggio, ma è tornato a prosperare grazie alle cure di Lady Elbender, adesso è tutto monco. Ha potuto rigenerare numerosi appendici e ha già cominciato a distorcere la realtà e estendere i suoi tentacoli verso lo spazio profondo. Ah, vabbè, quindi gli ricrescono. Ok. Quindi gli ricrescono. Mentre mi dite in chat che devo attivare l'elmo, avete ragione pure voi. Parla all'equipaggio, vola fino a nowhere. Va bene, no, prima parliamo all'equipaggio, I guess it has to ovviamente. be done because you're flarked without me. Remember that. Ecco. Cadenza fuoco raddoppiata, scansione dei nemici, plana fra i nemici sparando per un breve periodo. Super pugno. Localizza i componenti, ma che no, che me ne frega di localizzare i componenti. Babò. Done and done. Oh, and before I forget, Flark you. See you never, Flarkiu. Quill. Ecco, Flarkiu. Allora, qui non c'è nulla. Questo è chiuso. Hey, guys. What's up? Nothing at all, Quill. Not a thing. Something wrong with Groot? Nope. He's just defoliating. Seasonal thing. Defoliating, vabbè. Come on, I know you're lying. You guys are planning something. What we do ain't none of your business. Can't we just talk about it? Talking ain't worth scut if you don't put your money where your mouth is. Things are gonna get better, I promise. We'll fix it. Just like you promised before Sacnarth? Come on, Rocket. What? You gonna tell me I'm a valued member of your crew again? Leave us alone, Quill. Ti è cambiata la luce? No! Ma niente. E uffa. Allora, questa è la nostra stanza. Posso fare il cretino allo Assassin, specchio. you believe the events unfolding aboard the Rock qualify as a mutiny, correct? Looked pretty obvious to me. Even if the officers who rebelled were under the influence of a mysterious force. Doesn't really change if they rejected Novacore orders and started killing their shipmates. I find it repulsive. Va bene. Ok. Io boh. Vabbè, qua non mi sembra che è tutto uguale. Posso uscire, per favore? Io vi ricordo che eravamo rimasti chiusi Perhaps you nella should stanza di consume the Drax. rest of our food rations before we reach nowhere, to make room for new ones. I'll pass. You were not hungry? I already checked the cupboard. All we've got left are number 5 ration packs. Ah, yes. The dehydrated eggs are foul. Ma Drax voleva mangiare! Posso fare qualcosa in bagno? Ah, Groot. Why?
Ok, vabbè, questo è il commento sullo spazzolino e sappiamo che ha usato il nostro spazzolino per fare non si sa bene che cosa, Groot, ok? Can't believe Quill's such a bootlicker. Ma sta What ballando! bending over Perché dovrebbe esserci la musica? Sta ballando! Please, all the blue flacknards know how to do is arrest people trying to make a living and slap them with scutbug and fines. Sta ballando! Nope, No, sta it's that palesemente simple. And ballando. Quill still wants to pay Ma him. vabbè. After all we've done for him. Vabbè. Beh, io vi ricordo che abbiamo la modalità streaming, quindi tipo tre quarti delle musiche non le sentiamo anche durante gli scontri. Cioè, qua tu puoi mettere la musica sotto I must licenza, admit, I fear for the ovviamente. crew of the Hallas Hope. You think Corral would have let those lunatics board her ship? She was not at her post when we contacted. So those coordinates. They're in your console. Got it. Sta camminando da solo, eh. Attenzione, ha quasi. Ah no, no, stivali, I am normali, still ok. dwelling on the events that unfolded on the Novacore station. Voglio Don't feel parlare bad con about lei. those officers. They attacked us first. Nevertheless, they must have had loved ones who may not take kindly to our actions. I once tore through the galaxy to find the man who murdered my family. Not everyone feels that way. I don't think Thanos would have been mad if I got killed in action. Sì, ho capito. Quelli erano poliziotti, comunque erano persone normali, magari con delle famiglie normali, comunque. Cioè, carino comunque che ti fanno notare che Why do you magari still quella read era about wartime tactics and gente such? You tranquilla. missed the Galactic War. Do I miss losing planet after planet to the enemy? I was referring to your time working with Novacore when you were viewed as a hero. I think Drax just called Gamora a hero. Novacore never thought of me as a hero, Drax. They only pretended until the war was over. Magari questi dialoghi sono stracarini Nowhere, here comunque. we come. Con che silenzio incredibile tutto questo. Ok, quindi adesso andiamo in un posto più o meno civile. Non sarà un pianeta ostile. Cosa cazzo è quella cosa? Ah, Nowhere. quello è Nowhere. Last spaceport on the edge Capisco. of the known universe Ma è with one una of the testa best di black market qualcosa? deals you can find. È And palesemente una testa. surprisingly good noodles. You ever Quella è una wonder what testa di kind of qualcosa. person found it was like, oh look, the severed head of a giant Ah, celestial esatto. being. Let's drill Ok. holes in it and live inside. They wanted the brain tissue. Very rare, very valuable. The marketplace came after, along with the noodles. You are certain this Cosmo is trustworthy, Peter Quill? Of course, he's chief of security. Vediamo And questo Cosmo nowhere. com'è. And as such, probably deals in Novacore all the time. Trust me, he's gonna want to know about the rock. What are they doing back there? Shenanigans, likely. See you never, flark bags! Succede? Lo so che cosa state The Rock and guardando, Groot? vergognatevi. Did they really leave? Ah. Yes. It looks like it. Do we know where they went? You're the last one who talked to them. Yeah, Rocket seemed pissed off. No! No! Try to behave while we're gone, okay? La brava. Maybe when we get back, I'll ask Groot to give you a bath. Perché ha deciso che è femmina? La brava, ok, non fa la brava. Notare che si è comunque liberato il lama dal recinto. Guess you were right. Turns out we couldn't trust those guys. I still have faith that the tree will bring the rodent to reason. At least you're still here. I wouldn't want to miss your meeting with Cosmo. Ok, andiamo. Fine, whatever. We'll talk to Cosmo and then we'll go out and have a good time. Io ho visto i film, ma non mi ricordo niente, perché nonostante la gente sia impazzita per Guardiani della Galassia, che è sicuramente uno tra i migliori film Marvel, io non mi ricordo quasi niente del primo, ma tipo quasi niente del primo, e durante il combattimento finale del secondo mi sono You think addormentata. Cosmo will actually believe Quindi us?
non mi ricordo una fava. Mi ricordo solo Yondu. Ok. Yondu era la cosa interessante del film. Poi, insomma, succede quello che succede. Ok. Molto figo. Ma sta... Ma che sta facendo? Drink, gamble, throw myself into the Flark Rift, I don't care. Ma fa per Fersini sta cosa. I find vanquishing my foes to be the most enjoyable pastime. That's good too, but it isn't everything. Ma quanto belli? Che cosa? Guarda che bello che lui! Oddio! Ma fichissimi! Che cos'è questa cosa? Incredibile! I don't even want to remember last night. Vabbè. Vabbè, devo smetterla di fare la scema, che li guarderei tutti. Va bene. Ah sì, perché c'è questa cenere qua. C'è questa roba che svolazza. Non credo neanche sia tanto salutare. Non posso correre più veloce di così. What about Rocket and Groot? What about them? They left. What am I supposed to do? Chase them down and beg them to come back? Ma sono fatti di gelatina. Ah, questa ha le tette. Questa ha le tette, però non ha le mutande. Cioè, si copre il seno. Ma perché è mezza vestita, ma non ha i pantaloni? È molto affascinante questa cosa. Sono... sono affascinata da questa specie. That's your advice. Apology does not need to be sincere. Then what's the point? Yes, if we ever see. Che succede? If Rocket doesn't come back, we'll need a contingency plan for getting rid of the Nova Tracker. Why? We've not yet spent our ill-gotten gains. We could still pay the fine. But we'd have to go all the way to New Xandar to do it. What if we get there and it's compromised too? There's gotta be someone shady enough in the market, Picard. Maybe. Perché il problema penso sia. Maybe we can pay the fine through him. Che se loro non pagano la multa, gli si blocca comunque la nave. Cioè, questo è il fatto, che sono fottuti. Where'd he get the units to afford anything? I do not expect him to pay his tab. Cioè, credo che il problema sia questo. Cioè, non è che hanno un attacco di buon senso e di morale. Semplicemente hanno questo blocco nella nave che se non glielo disattivano sono fottuti. Oddio, ma quanto siete belli! Cos'è? È bellissimo! Cos'è questo incubo? Beh, questi sono tutti uguali. Ma questo incubo bellissimo, guardatelo! Che mi mette a raccogliere i rottami in giro. Spaceport sembra più busier than normal. La guerra sempre muove i poveri alle frontiere. La guerra galattica era over 12 revoluzioni ago. We're still waiting for the fallout. Cos'è? The moon's here. Cos'è? How many scars do they have? Troppi dialoghi, non riesco a seguire tutto, il mio cervello. How do we find this Cosmo? We head to his tower on the far side of the market. That's where he keeps an eye on things. Ah, con l'enorme occhione. Keeps an eye. Basta. Ora posso saltare. Hey there. I need to talk to Cosmo. He in his tower? Should be. You know the way?
straight to the market. Can't miss it. Ok. Stranamente gentili. Cosmo again. I guess I kind of miss the old boy. How exactly do you know him? The old boy cagnolone. Nope, he met right here. Perché cagnolone? Back when I was in the Ravagers. Dishonorable killers and thieves. The Ravagers actually did some good during. Guarda indietro, guarda avanti. Anyway, Cosmo sniffed out a scheme me and Yondu had cooking. He threatened to throw the both of us in jail. I've heard he keeps things on a pretty tight leash. He does. But it turns out we're both from Earth, so he gave me a second chance. Keep an eye on your things. These kooks are a bit hands-on, if you know what I mean. Did they have fortune tellers on Earth, Peter Quill? There were people who claimed to be able to see the future, sure. I've encountered them on several planets. Quanti dialoghi si stanno sovrapponendo? That and walking on two legs. I always imagine aliens would be more alien. Questo sarebbe il veggente? Ma tu sei una gelatina. Vabbè. Cos'è? Do you mind? You're making me uncomfortable. Your planetary chakras are very unaligned. I tuoi chakra planetari sono tutti disallineati, mi stai mettendo a disagio. Vabbè, voi non capite perché avete sottotitoli sotto a sinistra, sotto la chat, quindi vabbè, comunque dicono minchiata, non vi preoccupate. Che cos'è? Che cos'è? Cosa sono questi cosini? Ce l'aveva uno di quelli prima, se l'era comprato qua, forse? Ah, questo parla normale. Vabbè, vuole vendermi cose. Vabbè, senti, va a cagare. I've never needed any elixir. Mantis, what are you? Do you still have those suicidal urges? What? No. And you thought joining a team would be bad for you. Hi. Sunlord, right? Is it Rockstar? It's Starlord. Hey, that's right. I forget which version of you I've met. Did you do the thing yet? What is the thing she is referring to? No idea. Hi. I don't know if we've met yet. I'm. Cos'è? Questo sarà qualche riferimento. No, no, no. It's not. Oh, oh, you poor. No, he's lying. I mean, oh. Where the Cortati di Groot? The broken. Che cazzo di ansia! Sì, ma tagliatele quelle antenne. Don't worry. It's always weird the first time. Celestial Madonna. Celestial Madonna. Cosa sta? Hi guys. You should not be in this place. Actually, I'm exactly where I need to be. I think. No. Yes, this is where I need to be or needed to be. Am needed. Yes. Wait, why are you here? You cannot keep leaving the sanctuary. It's not safe. There are rumblings in the galaxy. When aren't there rumblings in the galaxy? Yuck. Okay. If you're gonna keep making that face. It was nice seeing you again, Gamora. Star guy? Star guy. Okay, bye. So, Gamora, you and Mantis seem close. We've met. Okay.
You're being evasive, woman. Wait, woman? Anyone ever tell you you're an open book? Hardcover or paperback? I just meant Mantis mentioned a few things. Mantis says a lot of things. They don't always make sense. Until they do. That insect woman was odd. I understand your reluctance to discuss her. Mantis is strange, but she means well. I think she does, anyway. Però parlava una versione di te, quindi cosa, cioè, cos'era un riferimento al multiverso? Non lo so. These Violent Delights and their Lilies, io non l'ho abbandonato, l'ho, perché lo vorrei finire, io lo dissi, io lo vorrei platinare, solo che esattamente dove l'ho lasciato, cioè non ho avuto un secondo per riavviarlo. Esattamente lì dov'è. Ho detto di no a 3 recensioni, cioè purtroppo oltre agli impegni di questo lato della mia vita ci sono altre cose che si stanno muovendo dietro le quinte che mi hanno completamente prosciugato di qualunque tempo libero e anche in realtà di tantissimo tempo per lavorare, perché io avevo in ballo 2-3 serie di giochi da portare, sono saltate tutte. Cioè voi avete percepito soltanto Ender Lilies perché si è sospesa, ma c'erano delle cose che avrei dovuto cominciare mesi fa, che non sono mai partite. Purtroppo è un periodo un po' strano della mia vita. No, non sbattere contro... I need to leave. Che sta succedendo? Something wrong? It's not your business, Peter Quill. È qualcosa che ha detto lei. È qualcosa che ha detto la tipa. Watch it, Star-Lord. Watch yourself, jerky red guy. Can you believe that? No! Gamora? Che è successo? I guess I go talk to Cosmo alone. Ma che è successo? Ci hanno mollato così? Ma perché? Ma perché ci hanno mollato? Cioè, vabbè, Drax l'ho capito, ma Gamora è sparita? Vabbè. Ok. Oh mio Dio! Sì, io mi perdo per sempre qui dentro, comunque. Troppo figo sto posto. Non so dove andare prima. Sono confusa. Sì, beh, che si è collezionista. Sì, c'è scritto Collector's Emporium, per cui suppongo che sia collezionista, sì. Allora, vabbè, momento di toccacciamento. Vabbè, vendono merda qua comunque, nulla di che. Sicuramente c'è qualche chicchetta, tipo questo mi sembra un posto zozzissimo. Tentacolini, cose, non posso entrare? Niente. Non mi fanno entrare. Niente porcate. Sì, però che stronzi, oh. L'Emporio del Collezionista, la miglior mostra di memorabilia della galassia, presentata con benevolenza da Tanelir Tivan. Ok. Però mi sa che non posso entrare adesso. Mi fanno entrare? Oh mio Dio! Ah, welcome, welcome, welcome! You lucky traveler have arrived at the illustrious Emporium, private collection of Tanelir Tivan, the premier exhibit of wonders in the galaxy. Most would hoard these treasures, but not Mr. Tivan. He is so, so, so generous. He wishes to share them with the common people. Would you, like to take the tour? Per ora no, non ho... No, thanks. I've seen enough strange things over the last few cycles. Oh, you have you? Well, then, have yourself a fine day. Sì, ma questo coso compressissimo. Completamente compresso. Vabbè. Capisco. Quindi.
so che sia. Ah, una lotteria. Ah, ma vogliono i nostri soldi, vogliono sempre i nostri soldi. Se qualcosa mi dice che non vinciamo. 5 million? Imagine what you could do with that. Pay Corral, fix up the Milano, give the team a huge bonus. Are you ready to find the jackpot of a lifetime? How will I know if I win? You are encouraged to return to nowhere to verify your ticket. After verification and an excessive verification fee, the jackpot returns to your account. I'd hate to win and then not show up on time to claim the prize. I'll pass. Sono tutte inchiappettate, quindi no. Iniziate a ridere se vinciamo sul serio. Va bene, io dove cacchio devo andare, quindi? Ecco qua che cosa c'è. Cosine da raccogliere, ecco, ecco. Mi piacciono troppo sti cosi. Sono troppo carini sti cosini gelatinosi. Allora. Cos'è un cervello? Un cervello! È un cervello! Ah. Afternoon, Captain Todd. We're in the midway, ready to try your luck, or is it skill? Couldn't be simpler find the ball, win the pariahs. What do you say? This isn't one of those games where I have no chance of winning, is it? Captain. Captain, Captain. Don't you know your onions, Captain? The good Bolshevik cleaned up the boardwalk. No grip, no grapple, cheese, no cons, no sir. So I can win. How about this, Captain? We play a friendly low-stakes game just to prove that I'm on the up and up. What do you say, Captain? What do you say? Va bene. Fine, I'm in. But don't try anything funny. Not me, Captain, not me. I run my game straight as an arrow. See? The ball's in this cup. Now keep your eyes glued as it moves. Vabbè, però. The middle one. Questa era facile. Questa era facile. Congratulations. You got a sharp pair of peepers. Here's your winnings. See? My game's on the level and plumb true. Sì, sì. Adesso quanto lo alzi il montepremi? Ecco. Sì, ma di quanto lo alzi? Di quanto? Mi devi dire di quanto? Non mi dice di quanto! I better not. No, non mi dice di quanto! My team, my friends, they... Sorry to hear that, Captain. Can't really help you there, but I can offer you a bit of destruction. Cioè, sotto la posta, il costo del gioco era sempre lo stesso. Mi alziamo la posta, sì, di quanto però? Cornuto. Non mi fido, no, è un'inculata. T'ho fottuto, cervellone, sono più furbo io. Allora, andiamo avanti. Guarda quante cacate posso fare, raccogliere, cos'è? Oh, cosine da leggere. Ruby Thursday, labbra tesoro, che bello vedere quei profili. Labbra. Tesoro, va bene, si chiama labbra. Che bello vedere quei profitti salire. E tu che pensavi di essere finito dopo quella brutta storia su Malilia? Non ti avevo forse detto che si fanno più soldi con materiali esotici di quanti ne avresti mai fatti in quel postaccio squallido? Presto tutti gli antichi dell'universo correranno a chiedere la propria libra di carne. Saremo noi a vendergliela. Continua così e presto quella luna sarà nostra. Mio Dio, che cos'è sta cosa inquietantissima che ho trovato? Vabbè. Sono molto turbata. Sono finita. Non c'è nessuno qua. Non so se è giusta la strada. Secondo me no. Molto strano. Ok. Vabbè, vicolo cieco. Qui non posso fare niente. Boh, era vicolo cieco, d'accordo. Molto strano questo vicolo cieco.
Probabilmente mi sto perdendo sette costumi. C'erano proprio sette costumi messi uno di fianco all'altro. Allora, vediamo di capire dove dobbiamo andare. Ma sì, ci saranno i costumi. Adesso li troviamo, adesso li troviamo. Dobbiamo spippolare bene. Tipo, secondo me c'è un muro invisibile qua. Cos'è? Cos'è? Oddio, ma sono le... sono le tenta waifu di Mass Effect. Queste. You got me. Oh! Probabilmente io no. Ah, mi hanno pure fottuto i soldi. Era sì, era ovvio. Hey! This is turning into a real scut day. Vabbè. Tipo qua. Posso... non posso passare, è bloccato. Ah, no. Ora sto andando tipo out of bound tanti... vabbè, grazie. Va a posto, sono troppo brava. Ah, tra l'altro, ho sempre immaginato Star-Lord come una specie di eroe dei film di fantascienza. Se mai faranno un film su di me, indosserò una cosa del genere. Con questo è impossibile non sentirsi una specie di ribelle cosmico. Dietro l'angolo c'è un tesoro? No! È una trappola? Tranquilla, pupa. Ci pensa Star-Lord. È molto più figo questo. Cioè, è la versione... quella del film, alla fine, è la versione sfigata, praticamente, di... di quella molto più fica e fighetta di... del gioco. Vabbè, per ora restiamo col plot. No, dai, allora, per adesso ci mettiamo un pochino più, diciamo, ben messi con l'ambiente, un po' più integrati. Ero convinta... sì, però posso dire che è una merda questa cosa. Cioè, io sono uscita qua perché ho visto che c'erano i tubi, però io pensavo che mi buggavo. Cioè, ero convinta di buggarmi. Infatti, se vedete, guardate... cioè, è strano sto posto. Non sembra un posto dove devi andare. Cioè... è una merda, cioè, io pensavo di buggarmi, non pensavo di trovare un costume. Non me lo puoi nascondere qua il costume, dai, fa schifo. Vabbè. Cioè, proprio una... gli altri posti erano comunque esatto. No. Vabbè, allora, penso che la strada sia questa, comunque. Turno della sicurezza di Cosmo, fulcro del lavoro di sicurezza di Nowhere, si estende dal tronco encefalico del celestiale. Ok. Vabbè, ultimo check, controlliamo pure qua. Se c'è qualcosa... cosa sono? Oddio! No! I bambini mi hanno rubato i soldi, ma io questa la voglio fare! Maybe a gaudy bauble will make me feel better. Might as well get something to commemorate the time my team ditched me. That's actually pretty cool. And buying it made me feel better. È bellissimo. Mi sono comprata un peluche. E l'ha detto ad alta voce. Comprarlo mi ha fatto sentire meglio. È stato completamente abbandonato da tutti. Vabbè. Per un istante avevo temuto che ci avessero inculato il traduttore e non potessimo più capire quello che ci dicevano. Vabbè, ok. Cosmo's in the office. Bridge closed. Go away. Doesn't look closed. See soon.
Nowhere security. Super official. Go out the way. Ali. Ali. I really need to see Cosmo. Mm. Cosmo, not in tower. He out there, Star Lord, in Ali. Wait. How did you know my name? Go, or end up in Cosmo prison. You choose. Aha, Cosmo nel vicolo. Cosmo nel vicolo, ci sì. Cosmo nel vicolo, ok. Sono sicura. Anche quando mi ha detto tuta super ufficiale. Sì, sì, non sta per succedere nulla di brutto. Mm-hmm. Ah, abbiamo i momenti zen come... Abbiamo i momenti zen come Life is Strange. Va bene, basta. Drax sulla balconata. È un po' generico Drax sulla balconata, diciamo, in un posto che è fatto solo di balconate. Purtroppo non posso correre più veloce di così. Dite qua sopra? Ma tra l'altro c'è una cosa là sotto. Allora, tra l'altro mi ero persa della roba, ok. È che non vi voglio ammorbare. Drax sulla balconata, qui? Non c'è niente. Dove l'avete visto? Ma che trip, mica l'avevo vista sta cosa. Con quella bruttissima texture lì davanti. Che la fa sembrare un cartonato piegato male. Ma perché è tutto glitchato? Tutto glitchato in questo posto. Dove l'avete visto Drax? Cioè Drax penso sia abbastanza visibile, no? Cioè non è esattamente Rocket, dici non lo noti. Ah, si è perso il dialogo, non c'è più. Ok, appunto, vabbè, rip. Niente. Rippissimo. Niente, andiamo nel vicolo poco sospetto. Questo cappuccio. Ma che cos'era? Era un topo o uno scarafaggio? Ma sono bellissimi! E spariscono poi. Lo scaratopo. Esatto. Cosa? T'ho fottuto! Fatti guardare. No, ok, non sono carini. Ritiro tutto quello che ho detto, non sono per niente carini. Sono dei cazzo di incubi. Cosmo! You in here? Cosmo! Ecco. Sure. Not weird at all. Cosmo is definitely somewhere in this maze of rotting brain matter. Okay, just gotta find Cosmo, then I can deal with the team, if I can find them. Imita Drax. Are you afraid, Peter Quill? I'm a brute and near invincible. I fear nothing. You, however, will perish in this maze. Cosmo? That you? Ma chissà se puzza sta cosa. Mazes, especially stinking brain mazes. Stinking brain mazes, ok.
deep breath. No, io lo farei il respiro profondo in mezzo al cervello marcio. Look at you, flarkin' Humi. Bet you end up inside one of them processing machines. Mm. Flark! Che ca- myself a heart attack. Guarda, per una volta non mi sono cagata sotto, per una volta. Qui c'è sicuro un costume che mi sto perdendo, però. Cosmo! Cosmo! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Spero, Peter, corri, ti prego, corri, non camminare, corri, corri veloce, gli stivali razzo! Usali! No, deve camminare. Va bene. Non è per niente un'arena questa, no no? No, non è un'arena questa. Assolutamente no. Tu sei teletrasportato. Ah. Got here. Watch it, Star Lord. And what's a filthy scut stained Terran doing out here, Rawson? Hiding's what I think, Garrick. Aye. Terrans always be hiding. Cause everybody knows Terrans are scrawny. And good for eating. Ah! If you're into that. We might be into that. Except for the bounty. Hey, guys! Wouldn't happen to know where Cosmo's office is, would you? I get the distinct feeling that you're looking for someone of the Earth persuasion. I get it, man. I get it. Us Earthers, we all look the same. It's not like you guys, who very clearly look different. Get to the point, Terran. The point is I can help you find who you're actually looking for. Terrans do all look the same. Except this Terran's got a word on his back. Sì, perché in teoria noi abbiamo la giacca. I heard nowhere. Ha la giacca con scritto Star-Lord. Maybe it says Star-Lord. Either way. Get him! Ah! Ah! We've been hired to clobber some Terran with words on his jacket. Ehi! Lots of people have jackets. Yeah, but you're the one the lady wanted. So hurry up and die. Ma, The lady ain't want him alive. Minchia! Lady H, whatever Lady Hailbender's paying you, I'll double it. No dice. You don't cross. Non gli posso fare niente. Triple. I'll triple it. Yeah, now, Ross. Anybody think to bring refreshments? Get crushed! It's now too small and it's jumping through! Non li posso... It's boot fighting time! Andarmene? Via! Tipo! Can we just talk about this? Esci! Non può uscire, vabbè! Okay, okay, vabbè, okay. Pensavo che fosse. Yeah, time out. Woo! Heart is pumping. Guys, it's very clear that we're evenly matched. Ha! No, we ain't. We're completely invincible. Oh, well, that sucks. But we're all professionals here, right? Right? Maybe we can work something out. Peter, shoot now! We need to keep them separated! Quando sono vicini! Draw them apart before shooting, Peter!